Nell'ambito dell'iniziativa Sbarco su Marte di InnoCube incontriamo nel contesto di Mate 2022 Julie Puissant, marketing buyer di Arzana. La prima domanda è d'obbligo: tra i ragazzi in università qui in Bicocca, il senso della presenza di Arzana? Allora, noi eravamo già molto felici di averlo fatto l'anno scorso, infatti è in un progetto che l'HR da noi ha affezionato l'anno scorso. Ci sembra giusto di esserci, abbiamo comunque sempre tanto voglia di avvicinarsi a loro. Poi se parliamo anche dei nostri business, sono i futuri genitori, i consumatori di preservativi, se parliamo di control, cioè tutto il nostro mondo comunque gira intorno a questi ragazzi. E poi sono i talenti del futuro, perciò ci interessa tantissimo di capire anche le loro aspirazioni. Lo scenario del marketing nella vision della tua azienda, in un verticale così specifico? Allora, noi siamo un contenitore di marchi, nel senso abbiamo dei marchi molto grandi, potenti come Kikko, dove la digitalizzazione è completamente avanzata, fai l'e-commerce, sei in fisico. Abbiamo altri tipi di business come Goovy, che lui è nato online, lui è un digital native, è una startup. Una delle nostre complessità in marketing è di fare delle sinergie fra tutti questi belli marchi, ma senza appianire nessun di loro. Ogni marchio deve rimanere in sé un marchio a tutti gli effetti. So, ogni marchio, è un po' il mio lavoro come buyer in Arzana, di creare l'ecosistema giusto di partner per un marchio. Per Kikko sarà un certo tipo di agenzia che ha un certo tipo di competenze sul digital, ma anche in fisico. Per Goovy, per esempio, lavoriamo con Frida come agenzia, per dire. Per Control lavoriamo con Together. Sono dei partner che... cioè, sempre cerchiamo di avere dei partner che sono veramente su misura per le nostre sfide, che sono molto diverse l'una fra l'altra. Come vedi l'evoluzione del marketing in relazione anche al digitale, ai digital enabler disponibili nella tua azienda? Allora, noi siamo in transition proprio, siamo partiti un po' tardi con il Covid sulla transition digitale, c'è una vera voglia, impegno in azienda per portarla avanti. Impegno è sicuramente una delle cose importantissime che raccontavo oggi, è tanto c'è tecnologia, tanto c'è bisogno di intelligenza umana, di sapere negoziare, ascoltare, capire, perché la cosa la più importante che ci ha detto, adesso abbiamo un nuovo capo che arriva dagli Stati Uniti, ci ha detto uno internazionalizzazione e due consumer centric a mille, nel senso che lo ascoltiamo già il consumatore, ma adesso andremo a traccarlo, no? Ascoltarlo ancora di più. E poi le nostre sfide sono sulla genitorialità per alcuni brand, sulla sessualità per altra, beauty per altra, poi abbiamo anche tutta la parte di retail, dove qua sono delle logiche anche diverse, perché qua il fisico proprio guida. Ma in verità gli amici di PRG hanno fatto un lavoro sul digital loro estremamente rilevante. Sono riusciti a creare una nuova identità e punto di vendita, infatti. Perché comunque mai tornerai come esattamente prima. Mai, perciò devi inventare una nuova anima ai punti di vendita. Cercheremo di essere bravi. Grazie.